Innanzitutto direi, senza entrare nel merito, ma quello che ho già detto altre volte, è che ogni cittadino nel momento in cui è chiamato ad esercitare il suo diritto dovere di voto, che vuol dire di sovranità e di partecipazione alla vita del Paese, deve informarsi personalmente circa la materia a cui è chiamato a pronunciarsi. E questa è la cosa fondamentale, quindi senza affidarsi al sentito dire, a delle valutazioni così superficiali, a degli slogan comuni. Ecco, il dovere è questo, diritto e dovere per poter esprimere la propria volontà in modo sensato, in modo ragionato. È giusto secondo lei se fosse interpretato come un giudizio politico sull'operato del governo piuttosto che nel merito della questione? Questi sono i politici che si sono già espressi ampiamente e si esprimeranno ancora probabilmente sul significato politico del referendum. A noi interessa la materia, cioè l'oggetto, entrare nello specifico.